Ciao a tutti, bentornati. Oggi video haul, vi mostrerò i danni che ho commesso durante i saldi. In particolare vi mostro quello che ho preso da Sephora e da Lookfantastic. Partiamo subito da Lookfantastic perché il pacchettino è un po' più piccolino. Qui ho preso cose che prevalentemente volevo provare da un po', infatti la prima cosa che voglio mostrarvi in assoluto è il fondotinta di Estée Lauder, il loro famosissimo Double Wear con SPF 10. Era da un sacco di tempo che volevo provarlo, pare sia formidabile questo fondo. Io ho preso la colorazione 1N2 e Cru, quindi un sottotono tendenzialmente neutro. La cosa che non mi fa impazzire è l'erogatore. In realtà l'erogatore va venduto a parte, altrimenti viene venduto in questa boccettina dove basta poi far venire fuori il prodotto, ma non lo trovo molto comodo. Proveremo, vedremo un po'. Questo qui è dal formato, è da 30 ml. L'ho pagato, non ricordo esattamente quanto, però c'era lui sta sui 40-50 euro. Ho approfittato del 20%, se non erro, penso fosse il 20, non il 30. Ma ci tenevo un sacco a provarlo, quindi assolutamente era nella mia wish list, forse da anni. Addirittura pare sia anche un fondo non transfer, anche a prova di mascherina. Infatti ho visto dei video di Giulia Sinesi, infatti lei l'ha inserito nei preferiti dell'anno, proprio perché ha questa facoltà di non trasferire anche il fondo sulla mascherina. Io ad oggi non ho trovato nessun fondo che non si trasferisca sulle mascherine, quindi vedremo anche lui se davvero ha questa facoltà, perché se così fosse forse sarebbe imbattibile come fondo. Restiamo sempre in tema Estée Lauder, di questo vi ho accennato anche nel video acquisti pinalli. Questo qui invece è sempre di Estée Lauder, il famosissimo, anche lui iconico, iconicissimo Advanced Night Repair, ed è un siero anti-age. Anche lui pare sia miracoloso, dagli effetti super liftanti, super rimpolpanti. Non l'ho ancora provato, io non l'ho mai provato in realtà questo qui, è da 20 ml, anche questo l'ho preso in sconto, non era un granché lo sconto, però era anche lui nella mia wishlist da tantissimo tempo, quindi mi sono arresa, l'ho preso perché era davvero un prodotto che volevo provare. Altra cosa presa da Lookfantastic è un prodotto di NARS, voi conoscete il mio amore per NARS, io adoro NARS, e ho preso la terra, la nuova laguna, e questa qui è da 3,3 grammi, quindi un formato non full, ma dico mini size. Io ricordo che quando l'ho provata, perché l'ho provata in una palettina duo dove c'era il blush orgasm e la terra appunto laguna, ricordo che mi piaceva tanto, mi piaceva soprattutto la sfumabilità di questa terra. Sembrerebbe calda, ma in realtà una volta poi applicata sul viso non è poi proprio calda. Volevo riprenderla, volevo ricomprarla, visto che quella che ho mi è terminata e ce l'ho da diverso tempo, ne volevo una nuova, anche con questo packaging un po' più carino. Voi sapete che io sono una grandissima vittima del packaging, quindi l'ho presa. Passiamo adesso a Sephora. Il pacco Sephora è un po' più succulento, infatti mi sono divertita un po' di più. Tra l'altro c'erano degli sconti molto interessanti, addirittura fino al 60%, soprattutto sui cofanetti natalizi, cosa che, voglio dire, sono comunque continuativi, e ho approfittato perché erano molte di queste cose che volevo prendere. Allora, c'è anche uno sconto di 6 euro sulla Feltrinelli, cosa che può comunque tornarmi utile. Partirei subito da questo set di gloss di Fenty Beauty. Questi sono, tra l'altro, credo i gloss più famosi di Fenty. Infatti c'è il Cake Shake, che è molto famoso, che è questo. Poi c'è il Baby Brute, che è questo qui, il Taffy Tiss e il Ruby Milk. Io andrei però, perché lo voglio provare, a vedere anche questo qui fucsia. Quanto mi dispiace rovinare le confezioni, però sono curiosa, magari lo vediamo anche insieme. Vediamo un po' se riesco a farlo venire fuori. Il formato non è grande, il formato da 5,5 ml, quindi il formato piccolino, però comodissimo anche da portare in borsa. Questo fucsia mi sembra molto bello perché vedo all'interno delle perle colorate, infatti si intravede, è anche colorato. Vedremo anche come si comporta sulle labbra, penso sia rilasci un piccolo pigmento di colore, però ero tanto curiosa di provarli, sono molto amati questi gloss, quindi ho approfittato. Anche loro erano ad un prezzo super scontato, c'è anche un campioncino del
crema di Clinique, che tra l'altro io conosco molto bene, e un profumo di Boss. Proseguo con un altro cofanetto. Questo qui è il cofanetto di Tarte, tra l'altro l'avevo anche dimenticato, avevo dimenticato di averlo preso, dove all'interno, anche questo qui è ad un prezzo super vantaggioso, l'ho pagato pochissimo, forse 14 euro. I prodotti chiaramente sono in mini taglia, però alcune di queste cose le volevo provare, quindi appunto l'ho preso. Troviamo un mini blush che si chiama Captivating, da un grammo, quindi piccolissimo. Il colore mi sembra abbastanza aranciato, quindi questo sicuramente d'estate lo sfrutterò molto. La polvere mi sembra anche molto sottile, però come colorazione siamo sull'aranciato. È molto piccolo, anche molto plasticoso il packaging. Per la dimensione va bene, perché ne ho così tanti che comunque non lo terminerò, magari riuscissi a terminare un blush. Altra cosa è un siero. Questo qui è un siero famoso di Tarte, ed è il siero alla maracuja. In realtà è un olio in siero, è molto piccolo, la boccettina è stupenda, è in vetro con questo tappo in legno bellissimo. All'interno ha anche vitamina C e ho letto essere un siero anche illuminante e antiossidante. Lo studierò meglio, lo proverò e magari vi dirò con più precisione. È veramente piccolo, parliamo di 2 gocce, quindi 7 ml, molto piccolo, però volevo provarlo e quindi appunto ho approfittato. Infine c'è un mascara, mi piace un sacco la stampa leopard e si chiama Main Tear, ed è, vediamo lo scovolino è in silicone, non è il classico scovolino in setole che conosciamo, è in silicone, quindi dovrebbe andare a pettinarle molto bene. E poi tra l'altro di mascara sto collezionando tantissimi mascara, non so più dove metterli. Altro cofanetto che ho preso è un cofanetto che contiene 2 prodotti di Olen Riksen. In realtà uno dei 2 lo conosco molto bene, quindi il siero, l'altra invece è una maschera che volevo provare perché ne ho sentito parlare bene. L'ho preso ad un prezzo stracciatissimo questo cofanetto, anche se il formato chiaramente è davvero piccolino. Infatti abbiamo la maschera che è da 15 ml, però ho tantissime maschere da provare, da finire, quindi mi vanno bene comunque i formati mini, poi li adoro. E volevo provarla, devo studiarmela anche lei un po' meglio per capire che cosa contiene all'interno. Curiosa anche di provare questo prodotto. E poi il mio amato siero alla vitamina C, di cui vi ho parlato tante volte, eccolo, ed è il Truth Serum, e lui è da 15 ml. Io l'ho adorato questo siero, sia perché lascia la pelle super levigata, super rimpolpata, luminosa, davvero un siero che amo, e quando posso, quando trovo delle occasioni, lo acquisto sempre. Trovo che sia un ottimissimo siero, se amate soprattutto l'effetto rimpolpato, luminoso, anche l'effetto appena applicato è quasi rigenerante, quindi l'ho assolutamente voluto riprendere. Ultimo cofanettino che ho preso è un cofanetto che contiene 2 prodotti di Fresh. Sto amando il prodotto di Fresh, il detergente, il famosissimo detergente, il Soy Face Cleanser. Mi sta piacendo tantissimo, l'ho trovato in un calendario dell'avvento e mi sta piacendo tanto. Il formato infatti è piccolino, ma probabilmente lo acquisterò. Bella anche la scatolina. All'interno contiene una maschera e uno scrub. Il formato non lo ricordo bene, abbiamo tante carte qui. Allora, la maschera, che si chiama Rose Face Mask, ed è chiaramente con il profumo di rose, quindi una maschera ai petali di rosa. Voi sapete quanto io adoro la fragranza alle rose. Andiamola anche a vedere, andiamo anche a vedere la texture. E il formato non mi sembra neanche piccolino. Il formato è da 30 ml, quindi non è proprio piccolo come formato. Si presenta, io ricordo il tonico è proprio molto simile anche come colorazione, all'interno petali di rosa. Sono curiosissima di provarla, perché questa texture con all'interno i petali mi incuriosisce un sacco. Andremo anche a vedere quali sono i benefici di questa maschera. Ed infine lo scrub o gommage, vediamo anche un po' come si presenta. Sugar Face Polish, un esfoliante con estratti di strawberry, quindi frutti rossi. Ok, ce l'ho fatta. Anche lui con questo colore marroncino,
Sento una fragranza agrumata all'interno. Sì, sento all'interno anche i granuli che vanno chiaramente ad effettuare una esfoliazione al viso. E wow! Sì, si sentono. Bene, questi altri due quindi erano i prodotti di Fresh. Io, tra l'altro, ripeto, su Fresh di Fresh ho provato pochissime cose al momento, però sento parlare davvero bene. Sono stra curiosa di provare la maschera, perché è anche una tipologia di maschera diversa rispetto alle mie classiche maschere, quindi sono molto curiosa. Io ho terminato. Questo era il mio video haul, il mio shopping di Sephora e di Look Fantastic. Erano prevalentemente cose che volevo provare, altre magari che potevo anche evitare di comprare, tipo magari il cofanetto di Tarte, però costava davvero poco, poi mi sono fatta prendere. In realtà questo ordine era partito perché volevo acquistare il cofanetto di Fenty Beauty, ma che non c'era, non me lo dava disponibile acquistandolo online, ma soltanto in negozio, quindi ho comunque preso quello che avevo comunque inserito nel carrello, a parte però il vero acquisto che avrei voluto fare. Lo farò sicuramente, quindi restate sintonizzati. Ditemi un po' che ne pensate dei miei acquisti durante i saldi, se li avete provati questi prodotti e come magari vi siete trovati. E nulla, io come sempre vi mando un bacio grande e noi ci vediamo presto. Ciao!